Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima, nuova puntata di Sport 91 Live, buon martedì da parte mia, pronti ad analizzare la giornata numero 27 di Serie A. Al mio fianco come sempre c'è Alessia Bartiromo, ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, buonasera. Iniziamo come si diceva dalla giornata numero 27 e prima del nostro pronostico iniziale chiedo gentilmente alla regia di lanciare la grafica con i risultati. Giornata spalmata dal venerdì alla domenica, si è aperta con Lazio Crotone e Atalanta Spezia perché le due squadre saranno impegnate in Champions. L'Atalanta sta giocando in questi minuti al Di Stefano contro il Real Madrid, poi Sassuolo Verona 3-2, sfida a salvezza vinta in maniera importante e poderosa dalla Fiorentina contro il Benevento, ci arriveremo, dalla situazione delicata in casa campana, pareggio tra Genoa e Udinese, vittoria importante a proposito di chiave salvezza del Bologna contro la Sampdoria, la sferzata decisiva forse per lo scudetto la data all'Inter che con il Toro batte il Toro, poi il Parma ha battuto la Roma, la Juventus espugna la Sardegna Arena di Cagliari e nel posticipo delle 20:45 il Napoli ha battuto il Milan a San Siro. Sguardo rapido anche alla classifica, si diceva volata a scudetto perché l'Inter adesso è a più 9 sui rivali cittadini del Milan, segue poi la Juventus a 55, l'Atalanta a 52, Napoli e Roma appaiate a quota 50, si affronteranno domenica prossima allo Stadio Olimpico, mentre invece per quanto riguarda la parte bassa della classifica, vittoria importante nelle ultime 5 soltanto del Parma che batte la Roma e prova a dare una mossa decisiva per la propria classifica. Siamo arrivati al momento, la partita della settimana di Alessia Bartiromo. E ce ne sono un bel po' di prove di forza, un bel po' anche di sorprese, però ti dico assolutamente Parma-Roma, che forse è quella che ci aspettavamo di meno, anche se c'era stato qualche pronostico la settimana scorsa, quindi lo stavamo dicendo anche da un po' di settimane, questo Parma con soprattutto tanti problemi psicologici, queste vittorie che non arrivano, le prestazioni comunque ci sono, ma la grande volontà e la grande voglia di iniziare a fare bene, a provare a rincorrere questa salvezza che sarebbe veramente molto importante, perché no, fare proprio una bella prestazione contro la Roma. C'è da dire che tutte le squadre impegnate in settimana in Europa hanno avuto qualche difficoltà, almeno la maggior parte ovviamente, quindi soprattutto giocare giovedì piuttosto che il martedì o il mercoledì, quindi per le squadre impegnate in Europa League, come sarà anche questa settimana, ci sono sicuramente tante energie fisiche e mentali meno da dover gestire poi in questa fase molto delicata del campionato. Però la zona Champions è ancora apertissima, così come la zona Europa in generale, e il Parma ha rivoluzionato un po' la sua classifica, anche quella appunto della lotta per l'Europa, quindi un risultato che ci ha fatto molto piacere. Ed aggiungo anche la prova di forza, e ne parleremo sicuramente anche dopo con il focus sulle campane, la prova di forza della Fiorentina contro il Benevento. Non mi aspettavo comunque di un risultato così tondo già nel primo tempo, e soprattutto di un super Vlahovic che si sta confermando veramente ad altissimi livelli per la gioia di tutti i fanta allenatori. Sta veramente facendo una grande stagione, come dicevi giustamente, ne parleremo nel nostro focus post pubblicità. Sicuramente situazione delicata nelle parti basse della classifica, ha vinto solo il Parma, la situazione è delicata anche per quanto riguarda Bologna e Sampdoria, vittoria importante del Bologna, arriva un pareggio come si diceva tra Genoa e Udinese, anche qui la situazione è complessa, il Cagliari anche, che potremmo anche introdurre l'argomento, poi Juventus, una partita connotata da più di qualche polemica insomma. Sì, tante polemiche che stanno poi continuando per questo presunto, diciamo presunto ovviamente tra tante virgolette, fallo di Cristiano Ronaldo ai danni di cranio, che si sta portando questa grande polemica con sé, ma soprattutto l'Italia ancora una volta divisa. Stessa cosa è successa anche in Milan-Napoli con il presunto fallo da rigore agli ultimi minuti di Bakayoko su Theo Hernandez, e nonostante ciò
il fallo credo che sia indiscutibile, poiché il calcione sul viso è arrivato, quindi le immagini parlano chiare. Fatto sta però che la prova, la grande prova di forza anche in questo caso della Juventus c'è stata, sicuramente con la mente più sgombra, ovviamente senza competizioni europee, per quanto possa essere l'ennesima annata fallimentare con l'addio in Champions, però al momento c'è soltanto l'obiettivo campionato e quindi ovviamente i bianconeri stanno dando il massimo per far sì che possa raggiungere almeno il massimo obiettivo possibile, poiché ormai l'Inter sembra in volata definitiva e quindi è davvero difficile pensare a un suicidio nerazzurro. Nonostante ciò, ne parlavamo a inizio campionato proprio a Prima Serie A, ma anche ovviamente a Sport 91 Live, della difficoltà di disputare soltanto una competizione. Una volta che l'Inter appunto ha abbandonato le coppe si parlava magari un contraccolpo psicologico, avere tante pressioni soltanto nel disputare il campionato, invece credo che mai come quest'anno, che si gioca comunque ogni 3 giorni, ci sono tanti turni infrasettimanali, gare da recuperare, chi l'Europa, chi la Champions, è molto importante disputare soltanto il campionato, perché avendo poi a disposizione la settimana tipo ci si può allenare, ci si può avere a disposizione il maggior numero di calciatori. E infatti anche questo l'Inter lo sta dimostrando, il contraccolpo non l'ho avuto, anzi sta disputando un'ottima stagione e il campionato è ormai praticamente indirizzato per Milano, a meno di stravolgimenti nelle ultime giornate. Arriveremo un attimo a parlare dell'Inter, resto però sulla Juve, soprattutto sul discorso Ronaldo, e ti giro alcune domande, soprattutto dubbi che aleggiano anche nella nostra categoria. Bravissimo, niente da dire, ancora una volta superati i 20 gol in stagione, ma non è stato preso per fare la tripletta a Cagliari. Sì, sono assolutamente d'accordo, infatti molti parlano persino di fallimento del progetto Cristiano Ronaldo alla Juve. È vero che è stato in primis un'operazione di marketing dal primo giorno in cui è sbarcato, non solo a Torino ma persino in Italia. Grandi ovviamente diritti d'immagine, grandi pubblicità che ruotano intorno a CR7, ma soprattutto un appeal che ha preso con sé, che è tornato a splendere sul campionato italiano, che negli ultimi anni aveva perso assolutamente questo fascino e questa grande bagarre. Quindi l'operazione contingente è stata assolutamente approvata. Fatto sta che ovviamente la Juve ha alzato l'asticella per cercare di vincere la Champions, certo. Non neanche di arrivare in finale, bensì proprio di arrivare vincere oltre, certo. Esatto, l'ambito trofeo, cosa che non è assolutamente successa, ma perché per quanto un unico uomo, un unico campione possa decidere tantissime partite, ma tutto il resto ovviamente ha avuto un passo indietro importante in casa Juve. Non è la squadra degli scorsi anni, si è ripartito con il progetto Pirlo, che è un progetto comunque innovativo ovviamente, un allenatore con poca esperienza soprattutto in piazze importanti, ha la prima grande esperienza appunto da primo tecnico, quindi è tutto un po' in fase embrionale. Secondo me effettivamente in quest'anno sarebbe stato veramente molto complesso poi puntare alla vittoria in Champions, anche perché vediamo ancora veramente molto molto attrezzate. Quindi fallimento sì, assolutamente, anche perché la Juve rincorre questo sogno Champions ormai da troppo, però bisogna rifondare. Io credo sia arrivato anche la fine dell'avventura di CR7 in Italia. A proposito di questo, è notizia praticamente quotidiana da inizio settimana sulle principali testate spagnole di un possibile rientro a Madrid, nella capitale, di Ronaldo. Intervistato tra l'altro ieri dai colleghi di Sky, Zidane ha detto: non escludo niente, certo è, si può confermare che anche la politica dei Blanco sta un po' cambiando, anche loro stanno cercando un po' di puntare ai giovani, interessa Haaland, interessa Mbappé. Certo è, il problema principale di Ronaldo, che certamente non è il palmarès, sono essenzialmente due, ovvero uno l'età, che comunque inizia a essere importante anche per lui, e due lo stipendio, comunque sono 31 milioni netti a stagione, anche il Real Madrid ci sta pensando su in un momento comunque difficile come quello del calcio ai tempi del Covid, dove anche
corazzate, come giustamente dicevi tu, come il Real Madrid, non hanno in questo momento tutta l'intenzione e la possibilità di spendere questa somma di denaro, come dicevi giustamente, dubbi sul futuro di Ronaldo, dubbi che invece non credo, comunque penso di poter presumere, non credi anche tu, ci saranno sulla vittoria del tricolore. Eh sì, al momento sembra tutto molto definito, come dicevo già prima, al momento vuoi per calendario, vuoi per forza, vuoi per il gruppo che si è creato, e in questo veramente è stata brava proprio l'Inter in quanto giocatore a ricompattarsi in un momento molto delicato, proprio quando ha detto addio alle coppe e a tutte le altre competizioni, poiché ormai già è il secondo anno che il progetto nerazzurro va verso la direzione di voler almeno dar fastidio alle prime della classe, quindi in particolar modo alla Juventus, cercando di approfittare di ogni passo falso dei bianconeri, e quest'anno ce ne sono stati tanti. Il ritmo è stato sicuramente più blando anche di tutte le squadre, almeno delle prime quattro posizioni, delle romane, dello stesso Milan, che è iniziato fortissimo, poi ovviamente complice anche l'Europa, un po' rallentato. Fatto sta che l'Inter al momento sembra veramente la squadra da battere, la squadra imbattibile, e l'ha dimostrato anche nella gara contro il Torino, ha avuto la fortuna di conquistare questo calcio di rigore, subisce il pari e poi di forza nel finale ancora con Lautaro. Sì. Quindi è davvero squadra, quelle squadre arcigne, ben organizzate ovviamente con un grandissimo allenatore, nulla certo da dire, che può piacere, non può piacere, però il suo mestiere, il suo lavoro lo sa fare veramente molto bene in ambito sia nazionale che internazionale, ovviamente con una grandissima esperienza, quindi ci sta, però è quella classica squadra che anche se vive il momento di difficoltà con le squadre che al momento hanno bisogno di punti per raggiungere i loro obiettivi, ti sa sempre fare la differenza col singolo, con il collettivo, è cattiva agonisticamente parlando fino all'ultimo secondo, e questo fa la differenza. L'abbiamo visto anche nelle scorse giornate con una palla spazzata all'ultimo secondo, cioè non si veste da grande, non dice attualmente sono certo prima in classifica, quindi devo sempre cercare la giocata perfetta, sempre la giocata di qualità, sa essere squadra così come sa essere singolo, è questo che al momento secondo me sta facendo la differenza e credo stia delineando una strada ben precisa. Squadra veramente di grandi valori, il palmarès non solo di Antonio Conte ma anche dei singoli giocatori insomma è importante, quindi come dire stanno legittimando in maniera abbastanza importante quello che è lo scudetto di un altro anno ai tempi del Covid. Prima di proseguire nella nostra chiacchierata sulla giornata conclusa e sulla prossima che inizierà venerdì, ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio Sport 91 Live, accanto a me come tutti i martedì c'è Alessia Bartiromo, stavamo parlando della giornata numero 27 e apriamo come il nostro consueto post pubblicità il focus sulle squadre campane da una importante vittoria, quella del Napoli che ottiene 3 punti importanti, batte il Milan, un Milan comunque condizionato molto
dagli infortuni, però insomma il sogno Champions è ancora lì, ben presente. Eh sì, il sogno Champions è ben presente, complici anche i risultati delle antagoniste, come dicevamo poco fa, ma soprattutto complice un Napoli che effettivamente, ritorniamo sempre sullo stesso punto, senza le coppe, senza impegni extra e con la settimana tipo, effettivamente, come aveva già predetto anche Gattuso, sta facendo la differenza. Un Napoli che è subito sceso in campo molto focalizzato sulla partita, che ha saputo dare anche più qualità alla manovra, non solo ripartendo dal basso come ci aveva abituato nelle scorse uscite, ma anche velocizzando molto l'azione, partendo persino in contropiede, così come è nato poi anche il gol di Politano, sì. Tutte cose che avevamo dimenticato, almeno negli ultimi due mesi. Quindi fa particolarmente piacere, vuol dire che Gattuso sta lavorando molto bene con i suoi ragazzi e soprattutto su quei dettagli che erano venuti un po' a mancare ovviamente nelle scorse settimane. Fatto sta che ovviamente grazie alla cura del tempo sta recuperando anche delle pedine importanti, altre ne recupererà a breve, lo stesso Rachmani e Petagna sono pronti per tornare a disposizione quanto prima, quindi una grande iniezione di fiducia per affrontare al meglio, non posso più dire il trittico di partite, no, certo, perché oggi doveva più. Essere una giornata, anzi domani scusami perché oggi è martedì, domani doveva essere una giornata importante per il recupero di Juve-Napoli, ma dobbiamo ancora aspettare un po'. È saltato, sì, arriveremo anche a questo, più che altro una gestione importante, ma pensi che la formazione schierata da Pioli sia stata un pochino sull'attenti per concentrarsi in vista del match contro il Manchester United? Sì, e su questo amici e colleghi milanisti sono arrabbiatissimi, in particolar modo sì. Con determinate pedine. Noi ci lamentiamo tanto, in casa Napoli ci si lamenta tanto dei terzini, anche al Milan qualche sì. Critica è arrivata effettivamente, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. Fatto sta che è vero che effettivamente il Milan in tante pedine era anche scarico, perché ha dato comunque tantissimo e dovrà dare ancora tantissimo certo. In questa settimana contro United. Fatto sta che si è trovato davanti comunque un ottimo Napoli, parlando di corsie e di fasce, anche un ottimo Insigne ancora una volta, un ottimo Isai, altra notizia della settimana, quindi sì. Mi tocca dirlo e ripeterlo. E quindi si è trovato veramente davanti un buon Napoli, ovviamente non una squadra perfetta, ma una squadra in grande crescita. Il Milan sicuramente ha pagato l'impegno del giovedì, comunque un momento molto delicato della sua stagione, la pressione della vittoria dell'Inter, quindi la possibilità di agganciarsi un po' di più alla vetta che è venuta a mancare, perché sperava insomma in un passo falso dei nerazzurri, che non è avvenuto, quindi il gap effettivamente si è fatto molto più ampio e c'è anche l'Europa nella testa, quindi tutti questi impegni sicuramente hanno influito tanto nella prestazione del Milan, che è comunque rimasto in partita fino alla fine, questo certo. Lo dobbiamo dire. No, c'era anche il dubbio insomma del calcio di rigore di Teo, come si diceva, tante polemiche, si diceva prima anche lì. Sì, sicuramente un dubbio, sicuramente un grande gesto a mio avviso quello dell'arbitro di andare quantomeno a vederlo, poi una decisione che, come dire, ha lasciato la decisione del campo, però ha utilizzato la tecnologia non ritenendo il fallo di Bakayoko da calcio di rigore. Dicevi giustamente impegni europei che non riguardano soltanto il Milan, ma riguardano anche la Roma, che domenica dovrebbe, non si sa, perché da calendario è fissata, però ancora stamattina la squadra della capitale sta provando a chiedere il rinvio della partita contro il Napoli, perché la situazione non è affatto piaciuto il rinvio della partita di domani che si doveva disputare, e dunque la Roma ha attaccato in maniera abbastanza plateale anche la Lega, dicendo che questo rinvio non fa che valorizzare la stagione del Napoli. Tra l'altro, come abbiamo visto nella classifica prima, sono appaiate a 50 punti, insomma arriva anche uno scontro decisivo, il Napoli ha una settimana di tempo per preparare questa partita, la Roma invece dopo che gioca giovedì deve già giocare domenica. Eh sì, poi mi sono vestita anche un po' giallorossa per l'occasione, poi con le luci non so cosa vedranno gli amici da casa, quindi potrei sembrare in altre tonalità di colori, ma sono giallorossa, quindi ci tenevo a precisare. Scherzi a parte, penso che in primis il rinvio della gara non voglia ovviamente favorire nessuno, si è arrivato comunque con un accordo dei due club su richiesta in primis della Juve, infatti se proprio si voglia favorire qualcuno potrebbe essere il club bianconero, che comunque
arriva da una settimana tipo, quindi evita il turno infrasettimanale, evita ovviamente di giocare più gare. Il Napoli ovviamente ha consentito a questa richiesta. Fatto sta che la Lega ha risposto più volte alla Roma, perché ormai già da sabato a oggi siamo almeno penso a due risposte ufficiali da comunicato della Lega, che dice che tutto è stato fatto secondo regolamento, certo. Le richieste sono pervenute secondo i 15 giorni dalle gare d'Europa, quindi è tutto normale, è tutto consentito. Fatto sta che ovviamente al momento Napoli e Juve non hanno coppe, quindi c'è questo obiettivo comune di spostare la gara a una data più comoda per entrambe, data che era stata individuata nuovamente nel 17 marzo, perché si pensava ovviamente che la Juve avesse l'impegno di Champions, cosa che è venuto meno. Ovviamente la Roma dovrebbe avere ancora impegni di Europa, così come ce li ha questa settimana. Esatto, quindi sarebbe stata poi una situazione che può andare a penalizzare anche le altre che giocano in Europa, a questo punto impegnate nelle altre partite, quindi è tutto un po' un caos fondamentalmente. Certo, sì. Non credo però che possa falsare in alcun modo il campionato, troppe polemiche come sempre, soprattutto ci è andato di mezzo il Napoli ancora una volta, per una volta poi che era d'accordo con la Juve, anche infatti questa strano. È notizia dell'anno. Campionato che prosegue, se a Napoli comunque c'è un po' di parvenza di ripresa e anche di poter puntare effettivamente agli obiettivi in attesa poi del futuro, la situazione è un po' diversa invece in casa a Benevento. È arrivata una sconfitta pesante contro una diretta rivale e quello che forse non è piaciuto alla società è il modo in cui è arrivato. Non a caso il DS Pasquale Foggia ha detto tutti in ritiro. Tutto in ritiro, poi leggevo nella giornata di oggi che sembra sia stato revocato, insomma, dopo qualche giorno, per dare un po' più di serenità all'ambiente. Fatto sta che effettivamente nessuno avrebbe pensato ad un proseguo di campionato in difficoltà da parte del Benevento, soprattutto da come era iniziata questa stagione, da come stava proseguendo. C'era grande serenità in casa giallorossa, grande unione di intenti, la volontà, la voglia di salvarsi quanto prima. Fatto sta che effettivamente credo che al momento il Benevento sia figlio delle sue paure, la paura di essere risucchiati nella zona rossa della classifica, di tante squadre che al momento sono in forma, stessa paura che poi abbiamo detto ha vissuto anche il Parma e che in parte figlia del proprio lassismo sta vivendo anche la Sampdoria, perché l'abbiamo detto qualche settimana fa con l'allarme di Ranieri di non dare nulla per scontato, di svegliarsi, di giocare non come se si avesse già la salvezza acquisita. Fatto sta che effettivamente i risultati tardano ad arrivare, quindi credo che in casa Benevento sia in primis un problema psicologico, anche perché quando si ritrova quel minimo di serenità la reazione comunque c'è. Fatto sta che veramente si è trovato davanti una Fiorentina incredibile, che davvero nel primo tempo ha archiviato subito la pratica e non ha mai dato la sensazione di poterla perdere la partita o poterla comunque pareggiare. Sì, nonostante un grande, a mio avviso, avvio di ripresa dei campani, è arrivato anche il gol con Ionita, però il 4-1 di Essery ha chiuso poi i giochi, insomma il Benevento la partita l'ha persa nei primi 45, insomma una situazione complessa in questo momento per la squadra di Inzaghi, e guardando un attimo al futuro, ovvero l'impegno di domenica, non è affatto semplice, perché c'è la trasferta a Torino. Ne approfittiamo, lanciamo un attimo la grafica della giornata numero 28, che si apre con un'altra sfida importante per la salvezza, ovvero Parma-Genoa, c'è poi Crotone-Bologna sabato 20 alle 15, alle 18 Spezia-Cagliari, tutte partite molto delicate per la salvezza. Inter-Sassuolo, Verona-Atalanta, come si diceva Juventus-Benevento, Sampdoria-Torino, altra sfida per la lotta a salvezza, Udinese-Lazio, Fiorentina-Milan, partita sulla carta tutt'altro che facile per i rossoneri in attesa dell'impegno europeo, e si chiude, come si diceva, con fissata da calendario Roma-Napoli. Insomma, tante partite, come si diceva, il Benevento ha sicuramente la trasferta più complessa, però ci sono tante altre sfide e salvezza che potrebbero paradossalmente aiutare proprio i campani. Esattamente, questo potrebbe essere importante, ma soprattutto con la forza della disperazione di non avere nulla da perdere. Ovviamente sono le partite meno indicate per fare punti, però
Assolutamente, mister Inzaghi sa come affrontarle, l'abbiamo visto anche a inizio campionato che il Benevento era galvanizzato da questi big match. Infatti mi dispiace che sia anche un po' snaturato negli ultimi mesi, proprio cullato un po' dalla situazione. Invece ad inizio campionato, ovviamente con i risultati, con una grande serenità, giocava comunque molto a viso aperto contro chiunque, anche contro le grandissime, quindi mi aspetto almeno una partita divertente, poi chissà, magari la Juve potrebbe anche un po' sottovalutare l'impegno e vediamo cosa succede. Anche per me Fiorentina-Milan sì, potrebbe riservare tantissime sorprese. Sono molto curiosa di vedere l'Atalanta, quindi voglio vedere un po' la reazione psicologica, anche lo stato di forma degli orobici dopo questo impegno ovviamente in Champions, e poi ovviamente occhi puntati, se si dovesse giocare certo, ed è tutto confermato, sul match dell'Olimpico, perché sarà molto importante la prova del 9 per entrambe, quindi voglio vedere questa reazione di carattere da parte del Napoli, voglio vedere anche se effettivamente la Roma può essere un'avversaria temibile per la zona Champions. Questo sicuramente è importante, la Roma giocherà il proprio impegno e invitiamo gli amici romani a fare tutti gli scongiuri, ma insomma quello che si è visto all'andata certo, all'Olimpico non crea particolari problemi, diciamo, esatto, alla compagine di Fonseca. Dicevi giustamente che la partita di domani tra Juventus e Napoli non si gioca, ce n'è un'altra che però si gioca ed è non diciamo un tessacoda, però un match difficile, perché, e apriamo il nostro ultimo capitolo, quello della Casertana, si va al San Nicola di Bari in un momento un po' delicato, perché in una partita importante come quella di domenica, dove c'era bisogno di fare quello sprint in più, è arrivata una sconfitta inaspettata contro il Bisceglie. Brutta partita domenica, brutta sconfitta anche per lo stato psicologico di questa Casertana, che arriva a Bari fortemente rimaneggiata, pochissimi, davvero contati, convocati di mister Guidi per la sfida di domani, tantissimi giovanissimi, perché non possiamo neanche chiamarli giovani, ma davvero giovanissimi, chiamati anche a dare una mano ai rossoblù. E assolutamente adesso c'è una serie di partite un po' più impegnative, così come abbiamo visto anche nel girone d'andata. Fatto sta che ovviamente Bari molto altalenante, sì, è vero, terzo che in classifica, ma la situazione è un sì, po' sì, anche perché ormai, come avevamo già sì, detto, sì, i giochi in testa sono più che la Ternana è più che sì, in più Serie che B, definiti l'Avellino anche sta l'Avellino facendo grande molto, stagione molto bene. E quindi siamo molto molto felici di questo, ovviamente, per gli amici dell'Avellino. Quindi il Bari è costretto ovviamente a fare punti e potrebbe volerlo fare proprio contro la Casertana. Anche in questo caso però è un Bari diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella gara di andata. Anche lì mi ricordo al Pinto un grandissimo freddo. Io ormai sono portatrice di freddo al Pinto, o un vento da bufera o neve, quindi ci aspettiamo la prossima. Famoso match di San Valentino. Esattamente, cosa succederà? Gara difficile, ma mi aspetto una Casertana di carattere, così come fa in tutti i big match, seppur rimaneggiata, quindi spero davvero che non perda questo suo carattere, anche perché ha tutte le carte in regola comunque per rientrare in zona playoff e per togliersi qualche soddisfazione in più. Esatto, chiudo con un'ultimissima, visto che il nostro pronostico non pronostico l'hai fatto tu, ma secondo te come mai con partite con squadre alla portata spesso e volentieri la Casertana sbaglia, invece con altre squadre magari, anzi sicuramente più blasonate, riesce a tirare fuori quel mordente in più? Eh sì, anche per il modo di giocare degli avversari fondamentalmente, per una questione di giocatori che mancano. È scusa, mancata, mi permetto di dire anche per esempio quanto è avvenuto con la Vibonese, anche lì sì, una squadra che la Casertana è più che alla portata. No, ma poi soprattutto la partita di domenica, avendo segnato a metà del primo tempo, la Casertana avrebbe avuto tutto il tempo di riprenderla, ma infatti ci è andata molto spesso vicina, però non è riuscita a trovare neanche il gol del pari, quindi è questo più che altro che fa strano in una partita dai ritmi bassi, giocata comunque abbastanza bene, molto alla pari, quindi è una sconfitta comunque, quelle classiche partite
particolari un po' strane. Credo sia soprattutto una questione di uomini, quindi comunque una casertana rimaneggiata, certo, che si vede molto spesso privata per infortunio soprattutto dei suoi leader, quindi molto spesso serve anche quel guizzo che ti risolve la partita, e forse sì, anche di motivazione, e semplicemente che quando si trova davanti una squadra che la lascia giocare di meno va più in difficoltà, quindi dovrebbe essere un po' più brutta ma efficace, come esatto, spesso succede. Concedimi solo una cosa, Franci, oggi è arrivata una brutta notizia, perché sì, è venuto a mancare il vice allenatore della Cavese, mister Vanacore, che ha perso purtroppo la sua battaglia contro il Covid, è stato giocatore anche della Casertana, alla quale tutta la città era particolarmente affezionato, ed è veramente una brutta notizia, molto triste per tutto il calcio italiano e campano, ancor di più perché lo ha strappato alla vita questa bruttissima pandemia della quale veramente non ce la facciamo più. Sì, una triste notizia, tra l'altro è stato diramato anche un comunicato dal club rossoblù che ha voluto ricordare mister Vanacore, dicendo in queste situazioni c'è veramente poco da dire, ci si stringe tutti anche umanamente al dolore della famiglia. Insomma, ancora una volta il Covid continua a fare dei danni, continua a fare delle vittime, e come sempre il nostro avviso è sempre quello di fare attenzione, di mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto di utilizzare i dispositivi di sicurezza e insomma restare a casa il più possibile, perché è un momento difficile, un momento particolarmente delicato. Con questa notizia, anche noi, ricordando mister Vanacore, chiudiamo questa puntata di Sport 91 Live, come di consueto con gli appuntamenti della settimana. Alessia Bartiromo la ritroverete come tutti i venerdì alle 21:30 con Prima Serie A, il sottoscritto invece la domenica con il tavolo della domenica, come sempre alle 21:30. Io ringrazio Alessia Bartiromo, come grazie sempre. Grazie a te, Francesco, grazie. E questa puntata termina qui. Nuovamente l'appuntamento con noi a Sport 91 Live è martedì prossimo. Grazie a voi e arrivederci.